Guattai a tutti ciurma e benvenuti ragiocherine in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su The Walking Dead The Final Season. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere in questo caso almeno 50 like. E che dire, la volta scorsa ragazzi ho vissuto il dramma più totale, titolo stesso del video, perché è successo veramente di tutto ragazzi. Luis è morto a causa della mia scelta ragazzi nell'episodio ancora precedente di non fidarmi di AJ, di considerarlo troppo piccolo per prendere certe decisioni. E dopodiché ragazzi il patatrack più assurdo, Clem è stata morsa e io continuo a non poterci pensare. L'episodio scorso si è concluso con AJ che sembrerebbe aver ucciso Clem, ma questo non ci è chiaro totalmente. Mi è stato consigliato di finire questo episodio in questo video, anche perché probabilmente, mi sembra di aver capito, non manca tantissimo alla fine, per cui è arrivato il momento di vedere come quelli della Telltale hanno deciso di terminare questa storia. Non so come potrebbe andare a finire tutto questo. Io mi auguro ovviamente nel migliore dei modi, ma il problema è che il migliore dei modi sarebbe far sì che Clem si salvasse, ma questo ormai credo sia impossibile, ragazzi. I'm coming. Che significa? Che vuol dire adesso mo sta cosa? No, spiegatemi. Non lo so ragazzi, potrebbe anche essere solo un sogno magari, eh? Potrebbe essere, ma davvero non so cosa diavolo stia succedendo. Non so cosa. Che diavolo sta succedendo qui? Li hai finiti, eh? Fort McCarroll, che? Cos'è sto posto? Cosa succede? I'm looking for a boy. He's about 3 years old. His name's Alvin Jr. 3 anni. Ho fatto un favore, amico, fidati. La morte sarebbe stata veramente dolorosa. È un flashback, ragazzi. È un flashback perché ha detto che AJ ha circa 3 anni. Oh. Oddio Gesù! Oh! Che diavolo! Please kill me! Che caspita è successo, amico? Where are the children? It hurts! Oh my god, it hurts so bad! Kill me! Oddio, raga! Oh Gesù! Centro, io sono appena arrivata. Perché te la prendi così con me? Non ho capito. You stupid asshole. Dove sono i ragazzi? I'm not messing around.
Tell me where the kids are. All right. That way. There's a nursery. But I'm not letting one of you savages take a kid! Oh, porca vacca, no! Vabbè. Perché ho visto X, ovviamente ho premuto quello che qua è A, sarebbe a dire la X sulla PlayStation. Ah! Ok, ci siamo di nuovo. But I'm not letting one of you savages take a kid! Ecco. Te la sei cercata, amico, eh? Poi non mi venire a dire che non t'avevo avvertito. T'avevo detto che con noi non si scherzava. Madonna, raga, ma che è sto casino? Sto disastro umanitario, cos'è? Non lo so. Ok. Di sicuro esce qualcosa dalla macchina. No? Caspita, è sta nursery? Dove diavolo è? Sorry. So sorry. Oh. Don't worry. We're leaving soon. I've just got... No! Oh, let you take him! Porca miseria! Datemi il tempo ad arrivarci, no? Oh. Ecco. Pure tu te la sei cercata. Tenete chiusi là dentro, ma che veramente? Ce la deve avere una chiave, qualcosa, no? Eccola. Ce l'ha nella mano. Raccogli la pistola, direi che è il caso, forse. Ho dovuto spararla, infatti, cioè non è che avevamo molta altra scelta. Meglio averne una in più che una in meno, ragazzi. È una buona Miracle, davvero complimenti. Prendiamo il biberon. Prendiamo la chiave. Mi dispiace. UJ. It's me, Clem. Che ti hanno fatto, Madonna? Ci fa un attimo capire come può venire su, no? Un bambino in un mondo del genere. Cioè, ovvio che non si può pretendere che venga su in maniera spensierata, è praticamente impossibile. Era la macchina che avevamo. Oh, povero piccolo. Oh, hai ragione, amore.
Okay, now, where to? Can't go back to Richmond. This whole area is a war zone. Gotta... go? Yeah, we have to go, AJ. This place, we can't stay here. It's not safe. But it's okay. We're survivors. And the first rule of survival is... never go alone. Never go alone. Clem? Yeah, that's right. AJ? I've really missed you. So much. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home. Together. And I'll never leave you again. Questo ragazzo ovviamente per rincarare la dose. Per rincarare la dose, ricordarci effettivamente che il rapporto c'era fra di loro. Ecco, come non detto, non ci siamo proprio, caspita. Allora, qua c'è impossibile se vanno così veloce. No, I give up. Sono proprio una schiappa. È bravissimo. Who's a good girl? Is you, Rosie? Goodest girl in the world. All right, girl. I'm gonna go put the spear away. Stay here and keep watch. Questo vuol dire che sono tornati... cioè, che perlomeno lui è tornato alla scuola. In qualche modo, questo era, sì, tipo... il posto di giardinaggio, insomma, c'eravamo già stati qui. Cosa era la lancia? Posiamo la lancia. Looks like a bad place to sleep. Da qualche parte bisognerà pure dormire. It's getting kind of cold. I'll bring some sticks and stuff next time. Vabbè. Ah, ma vabbè, c'è il letto qua. This place is cursed. Oh, that's scary. And mean. Già. I think this place is good. Ma sì, ci vuoi stare nonostante tutto, nonostante il lenzuolo dica che il posto è maledetto. Ma beato te, J. V plus M. Violet plus Minnie. She used to be their friend. Già. How can someone just make that go away? Non lo so, AJ, non lo so. Grattavia, no, vabbè, lasciamolo lì, ma è stato brutto. È stato troppo brutto.
Che facciamo? Aggiungiamo la nostra collezione di teschi, siccome è normale collezionare teschi. Nothing good. Ok, ma la lancia dove caspita la mollo? I should tell Willy this is here in case we need more bombs. Ok, raga, è tornato nell'ambiente scolastico, cioè della scuola. Questo è chiarissimo, la lancia non ho ancora capito. Ok, qua. Non è servito a niente, manco un pesce sono riuscita a prendere, che schifo, ragazzi. Veramente mi vergogno di me stessa. Sì. Oh, oh, che c'è, che c'è, che c'è, Rosy, vieni qua. Dove vai? Hey there. Oh. I know. Tim? Hey, Jay. Hey. Everyone thought you died because, you know, you're you. No, I'm okay. Good. I'm sorry about Lewis. I'm sorry I didn't listen to you or Clem. I'm sorry. I don't know why I mess up all the time. I'm just... You loved your sister so much that you let her mess with your head. She was probably a lot different before, and that's all you could remember. And so you made a mistake. You're just being really nice to me. I mean it. It's okay what you did because of all of that. I don't think Lewis would be mad at you. I hope not. It's probably because of all the trauma that's on you. Clem told me. We just have to find a doctor to fix you. I don't think we'll ever find a doctor. I think they're all gone. So I'm just going to mess up. All the time? Probably forever. Yeah. Oh, hey. I found this way down the river. Sorry it's so wet. I figured you would want it back. Yeah, I do. You should wear it. Nah, my hair's too big on my head. AJ? Why did it take you so long to come back? At first, I was ashamed. So I followed the river for a long time, just thinking about Minnie and... Yeah? I found their bodies. I saw what the walkers did to them. They were just bones and stuff. Meat. That's really sad. Kind of. Kind of? No. I know it's sad now. I wasn't sad then. Do you know what naive means? No. Clem never taught me that one. Do you remember that drawing I made for you the night Brody died? With the house, and the walkers, and my sisters and me? I remember. You said... You sometimes drew your sisters like the walkers left them instead. We put it on the wall in our room. You drew me in. And Clem. Naive means you think a certain way because you don't know the way it really is. When I saw Minnie's body for real, how the walkers left her, I realized those drawings were stupid. That house will never be real. I'll never meet my sisters again.
The only thing real is when we're alive. I don't think I really know anything about the world, AJ. I think you do. Can you teach me to be like you instead? The way I think just gets people in trouble. Okay. Everything I know, I'll tell you about it. The first rule is never go alone. Hey, hun. It's getting late. Just coming to check on you. Dinner soon. Tennessee? Thank God. Hey, Ruby. We gotta get you home. I swear. I'm so hungry. I bet. You coming with? Whoa. You found it? How did you... Tended. You guys go. I'll catch up. I'll be okay. Let's go home. Let's go home. Probabilmente dovrò togliere l'audio. C'è una canzone. Ok, siamo in game. Io raga non sto dicendo niente perché sono ancora interdetta. Nel senso... Cioè, c'ho il dubbio davvero se l'ha eliminata davvero Clem, raga. Anche se mi sembra di aver capito che è effettivamente così. Oh, sono messi insieme. Quindi... Cioè, non scherzate con noi, ma questo è il corpo di Abel. Madre mia. No, come fa ad essere ancora così intatto, scusa? Vabbè. E Violet.
What you doing there, goofball? Whoa. Easy there. You're out of bed! You're walking! And you have wood arm legs! Crutches. Crutches? I found your hat. Well, Tim found it and gave it back to me. It was in the river and it's all wet now. It's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. I'll put it in our room. I have a surprise for you, too. Come with me. I want to show you something. So, what do you think? It's for me? Yep. Willie helped me put it together. Come on, let me push you. This is fun. I love today. Me too. It's good to see you smile. Food's ready, everyone! Come and get it! You're the best, Clem. It's gonna get cold! Come on, let's go eat. We're coming! How are your eyes? Between my patch and your stump, we almost make a full pirate. Arr. I wanted to wait till you were up and about, but how I behaved on the boat, it was really unfair. My head was so messed up by Lily and Minnie.
I was so wrapped up in my own shit. It's okay. He went through hell in that boat, and I let that happen. I'm just glad we got you out of there. Hey, Tin. Wanna practice? I can show you how to use the gun. Okay. So that's where you put the bullet. When you shoot one bullet, it pushes another one up into the chamber. You know you're supposed to shoot them in the head? Yeah. I know that much. Okay, good. Just making sure. Well, I'm getting tired, kiddo. Mind talking with me before I turn in? Sure. Gotcha. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere, and if we ever had to run. It wouldn't be pretty. It's okay. I'll make you a new foot. Oh yeah? There must be a foot-making book somewhere. I'll ask Willie. Okay. Find me the foot book. Oh. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was... we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. Hoped we'd find something before you did. Did I do a good job? Of course you did. What are you? Are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had, I'd be dead. I shouldn't have said you weren't ready, back in the cave. You showed me how wrong I was. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything. Che figata! Still not beaten. Sì.
La squadra di quelli che non sono stati ancora morsi. Che figata. Ok, in you go. Oh. Rosy. Che scena di sono... Ok. Sistemiamo il teschio. I wonder who you used to be. E ci manca il cappello, credo. Il cappello di Clem. Dove lo potremmo mettere? Non lo so. Sistema cristallo. Ah, sì, l'avevamo trovato, so è vero. Cool looking. I wonder if it has magic powers. Nah. Vabbè, magari sì, dai. Allora, dove lo mettiamo il cappello, però? I'm coming. Allora, leggiamo prima le statistiche, ragazzi. Io e la minoranza degli altri giocatori, sarebbe a dire il 36%, abbiamo detto ad AJ che non era pronto a prendere decisioni, quindi sono rientrata nella minoranza. Tu ed altri 41 giocatori avete deciso di aggiungere un lucernario alla casa immaginaria di Luis. Tu e il 77% degli altri giocatori avete chiesto ad AJ di uccidermi per non diventare un vagante. Tu e l'89% degli altri giocatori avete accettato di insegnare a Ten ad essere come voi. Tu e il 50% degli altri giocatori avete spinto Lily a sentirsi in imbarazzo. Bene. Tu e l'89% degli altri giocatori abbiamo spinto Ten a sentirsi pentito. James è morto. Tu e l'83% degli altri giocatori avete spinto Violet a sentirsi turbata. Luis è morto. Abbiamo raccolto 4 di 4 oggetti nel corso dell'episodio. Se devi scusarti con qualcuno, cerca di dire la verità, anche se è difficile. Non ruttare e non scorreggiare a cena. Un giorno i mostri spariranno. A volte torturare non è un male, o almeno credo, vedete? Qua ci sono tutte le scelte, ragazzi, che abbiamo fatto nell'episodio 1, nell'episodio 2, nell'episodio 3, nell'episodio 4. Allora, ragazzi, siamo riusciti per fortuna a vedere il finale di questa serie, perché ci ricordiamo che c'è stato un periodo, ragazzi, in cui si credeva che questo gioco non sarebbe stato nemmeno finito. Ci trovavamo, se non sbaglio, all'episodio 2, per cui c'era il dubbio che sarebbero stati fatti il terzo e il quarto episodio, anzi era quasi sicuro, praticamente era sicuro che non sarebbe stato finito questo gioco. Poi per fortuna, ragazzi, delle persone, diciamo, che magari si sono sentite, non so, vicine a tutti i giocatori che avevano iniziato questo videogame e che non lo avrebbero finito, quindi hanno deciso di investire i loro soldi nel completamento di questa stagione finale. Per cui io ci terrei a ringraziare queste persone, ci terrei a ringraziare le persone che alla fine si sono rimesse a lavorare nonostante tutto su questo videogame per potergli dare un finale, per poterlo concludere. Sono stata veramente felicissima quando appunto avevo saputo che questo gioco sarebbe stato finito, perché non si poteva, ragazzi, rimanere impiccati così, insomma, dopo tante stagioni, dopo tante emozioni, non vedere il finale sarebbe stato veramente troppo brutto. Per cui, che dire di questa stagione finale, ragazzi, che sono stata davvero davvero contenta di giocarla. La penultima stagione, sarebbe a dire a New Frontier, non mi aveva convinto del tutto.
tutto, questo l'avevo detto nella recensione che avevo fatto al gioco, in quanto non era stato capace di emozionarmi poi effettivamente così tanto. Invece in questa ultima stagione, ragazzi, mi sono dovuta ricredere, perché finalmente hanno rimesso come protagonista comunque un personaggio che noi conosciamo già da anni, sarebbe a dire Clem, con il suo, chiamiamolo figlio adottivo, possiamo definirlo così, AJ, e quindi ci hanno permesso di legarci nuovamente emotivamente al personaggio di Clementine, che comunque è sempre stato così importante per i giocatori di The Walking Dead, e ci hanno dato la possibilità di vestire, diciamo, i panni che aveva vestito lì all'epoca, nel senso che siamo stati noi questa volta ad essere responsabili di un ragazzo così piccolo, di un ragazzino, di un bambino. Effettivamente la cosa mi è piaciuta non poco, mi è piaciuto non poco, ragazzi, anzi lo dirò, mi è piaciuto moltissimo il fatto che le nostre scelte andavano ad influenzare così la crescita, la maturazione di AJ. Mi è piaciuto molto il fatto che Clem abbia vestito praticamente i panni che appunto lì aveva vestito all'epoca nei suoi confronti, quindi diciamo che si è ritrovata a capire quello che lì aveva vissuto tanti anni prima, quando lei era piccola. Questa cosa davvero, ragazzi, l'ho apprezzata tantissimo, ho apprezzato tantissimo che hanno rimarcato il fatto che Clem comunque sia ancora tantissimo legata al ricordo di Lee, figura che è stata fondamentale per lui. Ho apprezzato tantissimo, ragazzi, questo dialogo finale fra Clem e AJ, in cui si evince quanto Clem effettivamente si sia sentita come una madre alla fin fine per AJ, perché gli chiede, ragazzi, con la voce rotta dalle lacrime, dall'emozione, se è stata capace di fare del suo meglio con lui. E questa è una frase, è una domanda che di solito si pongono i genitori nei confronti dei propri figli, quindi questa cosa davvero, raga, mi è emozionato così tanto nel profondo che devo dire che il finale di questa stagione finale mi è piaciuto moltissimo. È piaciuto, ragazzi, che hanno lasciato in dubbio fino all'ultimo, avete visto che io ero interdetta, sono rimasta interdetta fino all'ultimo, ragazzi, hanno lasciato in dubbio fino all'ultimo che Clem fosse effettivamente morta. Avevamo potuto supporre che effettivamente quell'ultima inquadratura sulla cetta nell'altro video non lasciasse intendere effettivamente se AJ avesse ucciso davvero o soltanto tagliato la gamba a Clem. Io ero in dubbio, ragazzi, anche che il fatto di tagliarle la gamba fosse efficace, perché con lì, ragazzi, il fatto di mozzarsi il braccio non era servito, però a quanto pare erano ancora in tempo e questo ha fatto sì che Clem rimanesse in vita, ovviamente anche se ormai invalida, perché in situazioni di emergenza, ragazzi, una persona a cui manca un piede si ritrova in grossa difficoltà, ma tutto questo ha fatto sì che Clem potesse rimanere in vita, quindi ha fatto sì che i videogiocatori forse potessero avere il finale che volevano avere, cioè sarebbe a dire appunto di Clem viva, e di Clem e AJ che trovano finalmente una casa e tutto il resto. Quindi direi che sono molto soddisfatta di questo quarto episodio, mi è piaciuto tantissimo, ma la stagione in generale, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo, mi ripeto. A New Frontier mi aveva un po' deluso, qua invece la Telltale si è ripresa. Non analizzo tanto, ragazzi, gli altri aspetti, insomma graficamente più o meno siamo sempre lì, è la solita grafica fumettistica di The Walking Dead. Ci sono state delle novità dal punto di vista del gameplay, però niente di così trascendentale, ovviamente, ragazzi, il filone è quello, quindi il genere di gioco è quello, non è che potevano inventarsi chissà che cosa di nuovo, ma a me va benissimo così. Mi è piaciuta moltissimo la storia, sono piaciute le emozioni, la paura, l'adrenalina, l'ansia che si sono provate durante questa intera stagione, per cui io mi sento di dare un bel 9 a questo gioco. Per cui, che dire, ragazzi, fatemi ovviamente sapere qual è stata la vostra impressione su questa stagione finale, se lo avete giocato o se l'avete comunque guardato da me. Ci tengo a sapere i vostri pareri, se vi aspettavate un finale diverso, se aveste voluto vedere un finale diverso, insomma io sono qua per leggere anche i vostri pareri. Quindi questo video e questa serie terminano qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!